Amici sportivi, appassionati di pallamano, ben ritrovati, nuova puntata della Casa della Pallamano, il format dedicato al Campus Italia, alle attività della squadra federale che fa base al Centro Tecnico Federale, la Casa della Pallamano, come il nome del nostro format a Chieti Scalo, ma non solo, si parla anche di pallamano abruzzese, tanti temi interessanti sul campionato di Serie A2. Ad esempio ci sarà il derby dell'ottava giornata tra l'Augan Pescara ed il Lions Teramo, occhio anche al campionato di Serie B, ne parleremo con i nostri ospiti sia in studio che in collegamento. Vado a presentare chi è qui al mio fianco e allora benvenuto a Raffaele Torello, delegato regionale FIGH Abruzzo. Buonasera. E buonasera a Pasquale Maione, il vice allenatore della selezione federale del Campus Italia. Buonasera a te, grazie per l'invito. Pasquale, torna il campionato di Serie A2 non solo per le squadre abruzzesi ma anche e soprattutto per il Campus Italia. Campus Italia che farà visita al Prato, ottava giornata, si riparte con un ruolino di marcia che vi ha visto vincere due partite fino ad ora, però ora sono arrivate tre sconfitte consecutive. La gara contro Prato, fanalino di coda, è forse l'occasione buona per risollevare un pochettino il morale. Sì, sì, hai detto bene, è ora di reagire, è ora di andare a vincere qualche partita, è ora di portare qualche punto a casa. I ragazzi sono tornati da questa settimana di Hot League, devo dire molto carichi, concentrati, pieni di voglia. Abbiamo lavorato bene fino a ieri, oggi e domani abbiamo gli ultimi allenamenti, quindi andiamo in trasferta per fare bottino pieno. Squadra federale che, lo ricordiamo, è composta dai migliori talenti italiani di 16 e 17 anni, ragazzi che arrivano da tutta Italia, vivono a Chieti e giocano il campionato di Serie A2 nel girone B, lo stesso delle formazioni abruzzesi. Presentiamo la gara di Prato, lo facciamo anche ascoltando le parole di Paul Wierer, il terzino destro originario di Bressanone in Alto Adige. Ascoltiamo. Destinazione Prato per i ragazzi del Campus Italia. Dopo una settimana di pausa, il campionato di Serie A2 chiama nuovamente in causa la squadra federale per l'ottava giornata di regular season. Il calendario propone la trasferta sul campo dei toscani, fanalino di coda del girone assieme al Bologna United, per quella che rappresenta, almeno sulla carta, una buona occasione di riscatto per la giovanissima selezione affidata alla guida di Riccardo Trillini. Attenzione, vanno sempre precisati gli obiettivi di fondo. Il campus, che fa base ogni giorno al Centro Tecnico Federale di Chieti Scalo, scende in campo per preparare i migliori talenti under 17 agli impegni in maglia azzurra. Insomma, il campionato non è il focus principale. Certo, tre sconfitte consecutive impongono, se non altro per il morale, una reazione. Ricaricate le batterie dopo la sosta, i ragazzi, tutti tra 16 e 17 anni, sono rientrati nelle rispettive città per riprendere scuola e allenamenti. Ritmo che torna elevato e voglia di vincere da vendere, come sottolinea alla vigilia il terzino destro Paul Wierer. Adesso servirà la testa perché venite da tre sconfitte consecutive. Certo, abbiamo fatto 7 partite che non sono andate benissimo come ce lo siamo aspettate, ma adesso ci stiamo allenando abbastanza bene e ci stiamo preparando per la partita di domenica contro Prato. È una partita non semplice perché in trasferta, ma affrontate una squadra che non ha ancora fatto punti in campionato, quindi un'opportunità per provare a reagire. Sì, infatti sono ultimo in campionato e speriamo di vincere e diamo il meglio che possiamo. Raffaele Torello, abbiamo ascoltato intanto le parole di Paul Wierer per parlare di pallamano giocata, ma tutto rientra in un piano di attività che la federazione ha portato qui in Abruzzo a partire da quest'anno con il Campus Italia, col Centro Tecnico Federale. Poi sei anche chietino, no? Quindi conosci benissimo la realtà, hai vissuto day by day quello che è successo all'interno del Centro Tecnico Federale. Si è in positivo stravolta la vita, tra virgolette, no, della pallamano abruzzese in questo senso? Beh, sicuramente sì, si è stravolta la vita della pallamano abruzzese e in particolar modo si è stravolta la vita della pallamano teatina. Cioè, devo dire che intanto questa è stata un'operazione ottima, un'operazione che io dico sempre si sarebbe dovuta fare 20 anni fa. Ci si è arrivati adesso, ben arrivati. Questa è un'operazione che le nazioni che hanno fatto questo tipo di operazione si sono ritrovate nel giro di pochi anni da essere nella situazione bene o male dell'Italia come adesso a livello internazionale, nel giro di pochissimi anni ad arrivare tra le primissime. Ultimo esempio il Portogallo, prima ancora ad esempio proprio il primo esempio fu la Francia, parliamo di 30 anni fa la Francia era a livello dell'Italia, anche meno forse. Adesso la Francia è la numero uno al mondo, vincitore di Olimpiadi, vincitore del campione del mondo. Quindi questa operazione sicuramente darà i suoi frutti.
Io poi che la vivo quasi tutti i giorni, perché sono dal palazzetto, rivedo i ragazzi allenati da Pasquale e da Trillini, vedo che i ragazzi ci mettono l'anima, vedo che fanno un ottimo lavoro, hanno logicamente hanno la peculiarità di essere giovani, quindi con gli errori dei giovani. Questa sicuramente è stata un'ottima mossa che darà i suoi frutti, sia, ripeto, anche dal punto di vista turistico, dal punto di vista d'immagine della Regione Abruzzo, sicuramente è stata un'ottima operazione. Regione Abruzzo che peraltro è sulle maglie del Campus Italia, appunto per in qualche modo esaltare quella che è la simbiosi tra la squadra federale, tra il centro tecnico federale ed il territorio. Pasquale, per quanto riguarda questi ragazzi, poi il lavoro che si va a fare lo ricorderemo più volte durante le nostre puntate qui sulla Casa della Pallamano, non è specifico per il campionato di Serie A2. Spieghiamo rapidamente, questa è una squadra di sedicenni, diciassettenni, che gioca con un altro obiettivo e che guarda molto più lontano rispetto al solo campionato di A2. Sì, esatto, Matteo, il nostro obiettivo è proprio quello di far diventare il maggior numero di ragazzi professionisti. È chiaro che speriamo di riuscire a portarli tutti in porto, ma non è detto, non è una formula matematica. Noi vogliamo riuscire a portare questi ragazzi a giocare in Serie A e soprattutto riuscire a portare questi ragazzi nella nazionale seniores, prima chiaro nella nazionale delle loro categorie e poi seniores. Ovvio che il signor Torello ci ha messo un po' di pressione, perché nel giro di pochi anni riuscire a fare quello che ha fatto il Portogallo e la Francia sarebbe meraviglioso, però scherzi a parte, questi ragazzi hanno un'opportunità enorme, lo dico come ex giocatore, lo dico come un allenatore novello, hanno tutte le possibilità a disposizione per far bene. Spero che più ragazzi possibile riescano ad arrivare in Serie A. Noi allenatori abbiamo una responsabilità enorme, ce ne rendiamo conto, ma veramente ci mettiamo tutti noi stessi, tutta la passione possibile, cerchiamo di fare ogni giorno il meglio possibile perché questi ragazzi riescano a capire che cos'è la pallamano, a trasmettere il nostro amore per questo sport. Origini emiliane, anzi origini campane, scusami, emiliano sì. D'adozione, hai giocato un po' dappertutto, capitano della nazionale, oltre 150 presenze, come ti trovi a Chieti? Benissimo, l'Abruzzo si sta benissimo, si mangia perfetto, quindi questo è l'importante, si vive bene, Chieti è una città ideale per questi ragazzi, per questo progetto, perché è una città grande ma a dimensione di ragazzo, è una città universitaria, quindi i ragazzi hanno trasporti, hanno tutto a disposizione, scuole, università, veramente una città perfetta per questo tipo di cosa, per questo progetto. Il centro tecnico federale, Raffaele Torello, è chiaro che rappresenta il fulcro, rappresenta l'apice, ma deve rappresentare un'opportunità anche per le società che non sono di Chieti ma che fanno pallamano in questa regione e che possono sfruttare in qualche modo il volano promozionale che si genera naturalmente, perché centro tecnico federale vuol dire spesso e volentieri non solo Campus Italia ma anche tante gare della nazionale, tanti appuntamenti, abbiamo visto la Supercoppa, tanta pallamano di alto livello. Sicuramente sì, basti pensare che nel mese di giugno ci sono state 70 società d'Italia che sono venute a Chieti a giocare, tra finali nazionali Under 20, finali nazionali campionati giovanili, final six di A2, final eight di A2 maschile. Quindi questo è un movimento, cioè 70 squadre che si avvicendano nel giro di un mese, significa anche che molte squadre abruzzesi, tra l'altro molte di queste squadre erano abruzzesi, quindi c'è stato anche un movimento, al di là del movimento turistico, c'è stato proprio un movimento di interesse, cioè molte società abruzzesi vengono, guardano, imparano. D'altronde quando fa allenamento il campus le porte sono aperte, quindi molto spesso capita di vedere tecnici di altre città che vengono a vedere, che parlano con i tecnici della nazionale. Questa è una grandissima opportunità che ovviamente andrà ancora di più implementata. Praticamente siamo partiti da 2 mesi, quindi siamo ancora in pieno rodaggio, anzi il rodaggio ancora inizia. Da qui a qualche mese si vedranno i veri frutti di questa operazione.
E abruzzesi erano anche tre degli azzurri nella nazionale seniors che ha giocato le gare amichevoli in Israele in preparazione ai prossimi alle qualificazioni ai campionati mondiali di gennaio alle Faroe. Si tratta del portiere Andrea Colleluori, originario di Città Sant'Angelo, e dei due terramani Stefano Ceri e Pasqualino Di Giandomenico. Noi stiamo vedendo alcune immagini che la regia ci propone relative proprio alle gare della nazionale seniors in Israele. Due sconfitte, una vittoria. Pasquale, tu che ne hai giocate tante con la nazionale, questo giro con Faroe, Lettonia e Lussemburgo, passano due squadre su quattro, giocheremo in trasferta. Come vedi la situazione? Tra l'altro tu hai anche la possibilità di vivere molto vicino a Riccardo Trellini, quindi, che è il direttore tecnico delle nazionali. Ho imparato durante l'arco della mia carriera che non esistono partite facili, soprattutto a livello internazionale. Ogni partita, che anche sulla carta può sembrare facile, o la stessa cosa vale per le partite difficili, bisogna andare in campo e giocarle, quindi mai abbassare la tensione ma tenerla sempre alta. Riccardo però è tornato dall'Israele veramente carico, molto positivo, mi ha parlato bene dei ragazzi e anche di questi ragazzi che c'è stato tu, abruzzesi, hanno fatto molto bene. Quindi con questo campus e questo progetto qui della Casa Italia vogliamo anche proprio migliorare in tutto, non solo con i ragazzi under ma anche con la senior. Quindi so che a breve avranno un altro appuntamento qui, faranno allenamento proprio per preparare meglio questo appuntamento, di queste partite fondamentali per noi. Pasquale ci ha già dato lo spoiler del periodo di preparazione nei mesi, nelle settimane di Natale, a cavallo tra Natale e Capodanno. Qui a Chieti, nella Casa della Pallamano, l'Italia giocherà appunto contro il Belgio delle amichevoli. Sì, questo è un torneo che organizziamo appunto, credo le date dovrebbero essere 27, 28, 29 dicembre all'incirca. Ci sarà un raduno con la nazionale italiana e la nazionale belga, e in questo contesto organizzeremo anche tante altre manifestazioni regionali e scolastiche. Bisogna dire che effettivamente il campus per Chieti è stato un lancio enorme. Praticamente tutte le scuole di Chieti hanno aderito al progetto Pallamano, cosa impensabile qualche anno fa. Tutte le scuole medie, quindi parliamo di 2000 ragazzi, a chi già ha iniziato, chi sta iniziando, chi inizierà fra poco, faranno pallamano nelle scuole, e sarà l'opportunità, questa data qui appunto del raduno col Belgio, di farli venire al palazzetto per fargli anche respirare, fargli vedere cos'è la pallamano a livello internazionale. È anche un'ottima raduno perché appunto a gennaio ci saranno le qualificazioni, e questo sicuramente servirà alla nazionale. Però devo dire che i ragazzi si trovano, da come li vedo, si trovano benissimo. Noi facciamo tutto quello che possiamo fare per farli sentire a loro agio. Devo dire che la struttura si presta in maniera eccezionale e che l'organizzazione della federazione in questo caso è ottima. Questi ragazzi sono dei professionisti in erba. Indubbiamente, questo è vero. Il nostro Andrea Di Fabio in regia ci ha già fatto vedere un po' di immagini relative non solo alle nazionali azzurre ma anche alle finals giovanili che si sono disputate qui a Chieti, quelle a cui facevi riferimento poco fa. Questo anche per entrare nell'argomento campionati giovanili a livello regionale, perché questo non è un anno come gli altri, è l'anno che non possiamo chiamare post-Covid perché stiamo ancora tutti affrontando questa grave crisi sanitaria, ma al tempo stesso in qualche modo i campionati sono ripresi, pian pianino i ragazzi stanno tornando in palestra, stanno per iniziare i campionati in particolare dell'Under 17, poi ci saranno gli Under 15. Com'è la situazione? Come ha risposto, come ha tenuto in qualche modo il movimento? Allora, la situazione per l'Under 17 è più che buona, non è buona, è più che buona. Però diciamo che l'Under 17 erano ragazzi che già venivano dalla 15 e che già quindi facevano attività. Il problema che abbiamo noi dico tutte le società, ma tutti gli sport, è il problema degli Under 15, perché ovviamente con due anni di Covid il reclutamento è stato quasi inesistente. Cioè, quello che si è potuto fare laddove ci si è riusciti è mantenere la posizione, ma certamente non c'è stato reclutamento, perché con questa problematica è stato un problema. Noi, come dico, la Pallamano Chieti, pur di continuare, pur di non perdere i ragazzi, l'anno scorso ha fatto oltre 1000 tamponi,
ma è stata una cosa molto molto dura. Quindi diciamo che l'Under 15 quest'anno sarà un nuovo anno zero. Sicuramente invece tutti gli altri campionati sono stati implementati, c'è molta vivacità, sono anche di buon livello tutti quanti. Lascio ben sperare, speriamo che finisca questa maledetta pandemia. Quindi gli occhi di Pasquale Maione sono anche sui ragazzi abruzzesi, inevitabilmente sui ragazzi delle giovanili, perché poi il passo verso il Campus Italia non è breve, perché bisogna avere tanto talento, però chissà, non si sa mai. In effetti ce ne sono due di tetramani all'interno del campus. Sì, sì, ma guarda, io quando vado al palazzetto vedo i ragazzini, i bambini piccolissimi che vanno a fare allenamento prima di noi o dopo di noi, e devo dire che c'è veramente un bel movimento. Questo della pandemia è chiaro che è un problema che abbiamo tutti, ma io sono convinto che a maggior ragione i ragazzi adesso abbiano bisogno di riprendere a fare uno sport, magari anche chi prima non ci pensava dopo 2 anni in casa ora ha voglia di tornare. Mi auspico che questo sia una ripartenza dove, come ha detto il presidente Torello, tutte le scuole hanno aderito, quindi mi auguro di vedere un maggior numero di ragazzi ancora in palestra, sempre di più, crescendo. Sono sicuro che la casa della pallamano farà bene anche a questi bambini piccolissimi. Ci prendiamo un attimo di pausa e poi parliamo dei campionati di Serie A 2 e di Serie B. Serie A2 maschile in campo nel prossimo fine settimana. Per quanto riguarda le squadre abruzzesi, è la settimana del derby. Domenica la Pala Giovanni Paolo II di Pescara si affronteranno per l'ottava giornata la Ugan Pescara del Lions Teramo. Nel campionato di Serie A2 femminile, il girone D vede la nuova Handball Teramo al comando. Dopo le prime due giornate, l'unica squadra a punteggio pieno. Vediamo il servizio. È il weekend del derby e il weekend di Pescara-Teramo, e lo è a 360 gradi, ben inteso. Sabato all'Adriatico di Pescara il Delfino ospiterà i biancorossi per la 14ª giornata di Lega Pro, e il giorno seguente, stavolta al Pala Giovanni Paolo II, le città saranno opposte per l'ottavo turno della Serie A2 di pallamano. Scherzi del calendario e scherzi anche della classifica, visto che nel girone B dell'handball ad aggiungere piccantezza al tutto c'è il quarto posto in coabitazione tra le formazioni guidate da Michele Mastrangelo e Marcello Fonti. Non era mai accaduto che Pescara e Teramo fossero una contro l'altra in un campionato di Serie A2, ed anche questo rappresenta un inedito. Diversi poi i punti di interesse. L'ex di turno è Roberto Pieragostino, pescarese doc, ma che con i teramani ha segnato 120 reti nella stagione 2017-2018 in Serie A1. Gli uomini di Fonti stanno meglio, 5 vittorie consecutive, è un mercato che dall'esperto Pierluigi Di Marcello tra i pali alla talentuoso Alessandro De Angelis nel ruolo di centrale ha assicurato pezzi pregiati a un organico già abituato alle posizioni nobili della 2. Pescara, da neopromossa, ha già dato prova di poter strappare punti ad avversarie quotate e proverà a sfruttare il fattore casa per giocare un brutto tiro ai cugini. L'ingrediente derby farà il resto. Si gioca domenica pomeriggio alla Pala Giovanni Paolo II con inizio alle ore 18. 2 vittorie in 2 partite per la nuova Handball Teramo nel girone D della 2 femminile. La squadra di Serafino Labrecciosa ha superato 25-19 il Conversano sabato scorso, e ora, nel proseguire la rincorsa ad un posto nei playoff promozione, guarda al match casalingo contro le laziali del Fondi, fanalino di coda del raggruppamento e ospite alla Pala San Nicolò sabato pomeriggio. Partiamo proprio dalla Serie A2 femminile. Dopo aver ascoltato il servizio, abbiamo in collegamento, e la saluto con grande piacere, Valentina Terenziani, giocatrice della nuova Handball Teramo. Ciao Valentina. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Mi sentite? Ti sentiamo perfettamente, e è un piacere averti qui naturalmente. Prime due giornate, subito 2 vittorie per Teramo. Teramo che si candida, dopo aver raggiunto già lo scorso anno i playoff, ad un posto nella prossima Serie A Beretta, nella prossima Serie A1. Mi confermi questo, no? L'obiettivo della squadra allenata da Serafino Labrecciosa è quello di cercare il salto di categoria. Sì, sì, assolutamente. Questo è stato uno dei motivi per cui sono venuta. Mi è piaciuta la sfida di vincere il campionato e salire in uno, quindi sì, confermo 100%.
Intanto le prime due giornate hanno confermato, no, proprio questo trend da parte di Teramo. Sono arrivate due vittorie convincenti, l'ultima delle quali a Conversano. Adesso vi aspetta la sfida contro la Fidaleo Fondi. Come collochi Teramo dopo queste prime due giornate proprio all'interno del girone D, delle forze del girone D? Penso che la squadra è nella strada giusta. Stiamo lavorando per arrivare sempre all'obiettivo. Però, come dico sempre, è che si deve giocare partita a partita e pallone a pallone. Non ti posso anticipare cosa può succedere da qui, perché è sempre passo a passo, giorno a giorno. Hai dato anche un'occhiata agli altri gironi, perché poi, lo ricordiamo, la promozione passa sì per la vittoria nel proprio raggruppamento, ma poi bisogna giocare la Final Eight, dove ci sono le migliori otto squadre, dove i posti per salire sono solamente due. Se sono sincera, ancora no. Ancora solamente sto studiando le squadre che abbiamo nel nostro girone, quindi per affrontare ogni partita al meglio possibile. Sì, dovesse arrivare il momento in cui dovremo analizzare le altre squadre, lì farò fuoco sulle altre. Come ti trovi a Teramo? Bene, benissimo. La gente è fantastica. Come ha detto uno dei signori prima, in Abruzzo si mangia bene, è vero. Poi è tutto verde, fantastico. Io amo la natura, quindi mi trovo spettacolarmente bene. Siamo tutti d'accordo sull'aspetto culinario, lo condividiamo tutti. In tutta l'Italia si mangia bene. È vero, è vero, è vero, indubbiamente. Hai dato anche un'occhiata, così saltiamo all'argomento successivo, ti è capitato di dare un'occhiata anche agli allenamenti della, o qualche partita della Lions Teramo nel campionato di A2 maschile? Sì, sono stata negli allenamenti, perché giusto si collega che loro finiscono e noi cominciamo, quindi di solito vedo mezz'oretta di loro e poi sono stata a un paio di partite di loro. Stanno in una crescita abbastanza bella loro. Esattamente, infatti Teramo nella girone B ha vinto le ultime 5 partite e così arriva al derby contro l'Augan Pescara, gara che si giocherà domenica al Pala Giovanni Paolo II di Pescara. Noi per presentare la sfida abbiamo ascoltato uno degli ex della gara, ovvero il pescherese Roberto Pieragostino, che nella stagione 17-18 aveva realizzato 120 reti in A1 con la maglia di Teramo, ma anche uno dei protagonisti annunciati della partita, Alessandro De Angelis, centrale del Teramo. Ascoltiamo. La partita dovrebbe coincidere con una reazione, una risposta da parte del Pescara dopo la sconfitta contro Cingoli. Quello sì, naturalmente le nostre pretese, le nostre attese non sono quelle che ha il Teramo, per organico, per esperienza e per storicità degli ultimi anni. Noi non abbiamo niente da perdere, ma abbiamo voglia di fare bene. 10 punti in classifica, quarto posto in coabitazione col Teramo. Soddisfatto di questo avvio di stagione del Pescara? Soddisfatto, anche se col Camerano abbiamo fatto veramente una brutta partita, per il resto abbiamo anche preso qualcosa di più di quello che meritavamo. Tendiamo sempre troppo a giocare punto a punto con qualunque squadra, che sia la prima o l'ultima della classe, a parte Cingoli che è fuori categoria, però sì, soddisfatto. L'auspicio è che questa Pescara Teramo possa essere in generale un buono spot per la pallamano abruzzese, dunque che anche il pubblico della pallamano abruzzese possa rispondere adeguatamente. Certo, di solito qui nelle partite in casa hanno sempre risposto abbastanza bene, c'è sempre stata una buona affluenza, speriamo che per il derby ci sia un po' più di gente. Vi siete fermati prima della sosta con 5 vittorie consecutive, adesso questa è la settimana che vi porterà al derby. Sì, sicuramente un bel bottino di punti, soprattutto grazie alle 5 partite e 5 vittorie di fila che abbiamo fatto nelle ultime appunto 5 prestazioni. Una classifica secondo me non veritiera, complice anche il fatto di aver affrontato come prime due partite le due squadre più forti dell'intero girone. Sicuramente ci stiamo preparando molto bene per quella di domenica, che sarà una trasferta molto impegnativa in una partita sempre dal sapore speciale come quella contro il Pescara. La chiave di questa partita a mio avviso sarà la difesa piuttosto che l'attacco, perché appunto il Pescara ha delle grandi individualità,
e noi dovremmo appunto puntare sul gioco corale e soprattutto sulla difesa per avere la meglio in quel di Pescara. Ci fa piacere essere la miglior difesa del campionato, però allo stesso tempo sappiamo che appunto è solo un numero e che i numeri vanno confermati con le prestazioni settimana dopo settimana, quindi il nostro obiettivo è appunto quella di riconfermarci una difesa solida e appunto cercare di concretizzare al meglio possibile i palloni recuperati tramite questa difesa. Abbiamo ascoltato dunque Roberto Pieragostino e Alessandro De Angelis nelle interviste curate da Matteo Falzon. Andiamo con l'aiuto della grafica a vedere la situazione di classifica del girone B, il girone B che include oltre a Lions Teramo e Hogan Pescara che sono appaiate al quarto posto anche il Campus Italia. Pasquale, giudizio generale sull'andamento del girone con Cingoli e Romagna a punteggio pieno e peraltro c'è lo scontro diretto tra loro due per questa giornata. Ma credo che sia una classifica tutto sommato giusta, con Cingoli Romagna le favorite all'inizio che stanno dimostrando la loro superpotenza tra virgolette, con Camerano che è la terza forza del campionato e sta lì, e la sorpresa forse è il Pescara che ne ho promossa, ma sorpresa tra virgolette perché hanno veramente tanti ragazzi esperti, ex giocatori di A1 e quindi sono saliti facilmente l'anno scorso dalla B alla 2 e quest'anno stanno riconfermando le loro potenzialità, le vostre potenzialità perché ne fai parte anche tu. Noi facciamo un po' fatica, ma era diciamo da aspettarcelo perché comunque noi ricordiamo che abbiamo ragazzi talentuosi, bravi e futuro faranno veramente bene, ma ad oggi sono ragazzi di 16-17 anni. Tra l'altro noi siamo una squadra totalmente nuova perché magari qualche squadra che fa qualche acquisto durante la stagione estiva ne compra 2-3, noi ne abbiamo comprati 18 e dobbiamo rimetterli tutti insieme, dobbiamo dare un'identità, ma devo dire che noi abbiamo una grande identità di gioco, i ragazzi hanno già capito cosa devono fare, ora devono maturare un po' con l'esperienza, sono convinto che già nel girone di ritorno si vedranno i risultati, dobbiamo salire un po' indubbiamente, ma anche così è un'esperienza che i ragazzi può far solo bene. Diamo un'occhiata anche al programma della giornata numero 8 di regular season del campionato di Serie A2 al maschile. Sabato si giocano Ambra Verde Azzurro, Romagna Cingoli, che è il big match, e San Lazzaro Follonica, e domenica naturalmente tutte le attenzioni sono su Hogan Pescara Lions Teramo. Certo, Raffaele Torello, due abruzzesi nei primi quattro posti è comunque un'ottima notizia. Sì, sicuramente sarà un bellissimo derby a cui andrò a vedere sicuramente. È relativamente inaspettata la posizione del Pescara al quarto posto, ma d'altronde è più che meritata, non c'è nulla da dire. Sarà sicuramente una bellissima partita. E lo ricordiamo ancora, domenica ore 18, pala Giovanni Paolo II di Pescara, in grafica anche la classifica del girone D invece della Serie A2 al maschile prima di passare alla Serie B. Si sono giocate appena due giornate, Teramo con 4 punti che comanda la graduatoria. Tornerai a Erice da avversaria, anche se contro la seconda squadra, contro la squadra di Serie 2, Valentina. Sì, assolutamente. Già l'ho pensato pure. Sarà bello rivedere le ragazze e sarà anche tutta una sfida incontrarmi con loro dentro il campo, a giocare, a confrontarci, diciamo. Vediamo anche il programma, così commentiamo insieme anche le partite che sono da giocare in questo fine settimana. Teramo Fidaleo Fondi, ore 18 il 13 novembre, gara che si gioca alla Pala San Nicolò di San Nicolò a Tordino. A Teramo Flavioni Conversano e poi a seguire Erice Alicata, Benevento Aretusa, un girone anche geograficamente molto impegnativo per voi che di fatto assieme a Flavioni Civitavecchia, squadra laziale, siete le squadre più a nord, vi tocca viaggiare parecchio naturalmente, questo richiede anche concentrazione da questo punto di vista, no? Su trasferte poi molto molto lunghe. Sì, assolutamente, bisogna essere concentrato al momento in cui comincia il giorno della trasferta, durante la trasferta, riuscire a avere la minore quantità possibile di cose che ti possono togliere la concentrazione, diciamo, per arrivare in campo nella migliore forma. Grazie Valentina, in bocca al lupo. Grazie a voi. Grazie per essere stata con noi. Noi possiamo passare al campionato di Serie B. Si sono giocate le prime due giornate stagionali. Si va verso il terzo turno, vediamo.
procederà pressoché senza soste fino al prossimo 19 dicembre il girone Abruzzo Marche della Serie B maschile. La seconda giornata è equamente diviso tra le due regioni il primato della classifica. Monteprandone, Città Sant'Angelo e Lions Teramo sono appaiate a punteggio pieno. Largo, agevole il 29-13 con cui gli angolani del tecnico Marcello Gabriele hanno espugnato il Pala Giovanni Paolo II casa dell'Handball Club Pescara. Altra settimana di grazia tra gli Orange per Federico Di Pasquale, salito ora con 20 gol in due partite al comando della classifica marcatori del girone. C'è anche Teramo però nel novero delle abruzzesi che guidano la graduatoria dopo i primi 120 minuti stagionali. Sotto la guida di Settimio Massotti, Lions passano ad Ancona sul campo del CUS. Vittoria in rimonta ribaltando il 12-11 in favore degli anconetani al termine del primo tempo. Decisivo una break di 7-0 nella ripresa. Primo squillo per il Chieti e la prima stagionale nella casa della pallamano porta bene ai neroverdi. 23-22 soffertissimo contro Falconara, frutto di una parziale di 4 reti con cui i teatini hanno rimontato uno svantaggio di 3 marcature nei minuti finali. Decide un gol di Cesarone. Nel prossimo weekend non sono previsti derby. Città Sant'Angelo e Teramo proveranno ad allungare la loro serie positiva rispettivamente contro Ancona e Chiaravalle. Trasferta a Falconara per l'Handball Club Pescara di coach Travaglini alla ricerca della prima gioia stagionale. Mentre possiamo andare a vedere la classifica proprio del campionato di Serie B dopo le prime due giornate, Raffaele Torello, campionato comunque equilibrato, ci sono due squadre in particolare, Monteprandone nelle Marche e Città Sant'Angelo, finalista dell'anno scorso, che ambiscono al salto di categoria, però sotto è bagarre. Sì, sì, sicuramente Monteprandone e Città Sant'Angelo sono un passo sopra le altre. Sarà un bel campionato perché comunque non sono molto al di sopra delle altre, sono sicuramente più forte delle altre. Tutto il resto è tutto da vedere. È un bel campionato, 9 squadre abbastanza competitive. Adesso vedremo con il prossimo sviluppo che ci sarà. Sicuramente il livello per quanto riguarda gli abruzzesi c'è appunto la Lions che fa questo campionato con la seconda squadra, a dimostrazione del fatto del fiorente attività giovanile che hanno avuto nel corso degli anni. Non per niente due ragazzi della Lions stanno col Campus Italia, certo. Quindi vuol dire che lavorare con i giovani paga ed è quello che bisogna cercare di fare il più possibile nel corso dei prossimi anni. Vediamo anche il programma, leggiamolo insieme rapidamente per le gare del prossimo fine settimana con Città Sant'Angelo CUS Ancona, che è l'unica gara di sabato alla Pala Castagna ore 18, poi Lions Teramo Chiaravalle che si gioca invece il 14 novembre, domenica alle 11, dunque gara al mattino anche la Handball Club Pescara che affronta il Falconara in trasferta, Cingoli Monteprandone, derby invece per quanto riguarda le due squadre marchigiane. Pasquale, non ti chiedo un giudizio naturalmente a 360 gradi, però sia Monteprandone che Città Sant'Angelo le avete affrontate in amichevole. Sì, 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 due ottime squadre che potrebbero già da ora lottare in A2 per la salvezza, quindi come ha detto il presidente Torello, veramente un bel campionato, poi con 9 squadre in Serie B, un buon movimento in questa regione, sono contento. Ha vinto il Chieti e allora noi siamo andati ad ascoltare il suo tecnico, prima stagione da allenatore dopo tanti anni di ottimo livello da giocatore, per Alessio Savini. Abbiamo un organico composto da molti giovani, quindi normale degli alti e bassi all'interno di un incontro. Abbiamo avuto una sconfitta contro il Città Sant'Angelo, che è una delle candidate alla vittoria del campionato. E poi la partita in casa che dovevamo vincere, siamo riusciti con difficoltà, sicuramente dovevamo offrire una prestazione migliore, siamo comunque riusciti a portare i primi due punti stagionali. Con quali ambizioni partite in questo campionato di Serie B? Ma come ho detto prima, abbiamo una squadra composta da tanti giovani, quindi non ci dobbiamo porre nessun obiettivo. Ci piacerebbe essere un outsider del campionato, l'importante è continuare con il nostro lavoro, far crescere i giovani che sono seguiti comunque da meno giovani, dovranno dare il loro apporto a questi giovani per portarli il più in alto possibile. Girone a 9 squadre e si preannuncia grande equilibrio, che idea ti sei fatto sull'andamento generale di questo campionato? Quest'anno penso che sia forse uno dei campionati più equilibrati degli ultimi anni di Serie B. E ci sono squadre probabilmente più attrezzate come appunto il Città Sant'Angelo e il Monteprandone,
Poi da lì in poi siamo tutti un po' sullo stesso livello, quindi ogni partita a sé noi dobbiamo lavorare bene e cercare di portare più punti possibili. Interviste curate da Giancamillo Di Fabrizio e con il focus su Chieti e sul suo tecnico Alessio Savini. Chiudiamo questa puntata di oggi della Casa della Pallamano. Io ringrazio Raffaele Torello e Pasquale Maione, grazie. Grazie, grazie a voi. Grazie a te Matteo, a presto. E grazie a voi che avete scelto di lasciarvi catturare dallo spettacolo della Pallamano. L'appuntamento con la Casa della Pallamano è per la prossima settimana. L'augurio è quello di sempre. Buona Pallamano a tutti, alla prossima.